grande ritardo, ci scusiamo di fare questa premiazione. Vi abbiamo frullato e portati tutti qui. Purtroppo abbiamo perso gli equipaggi che oggi erano in regata e non sono riusciti e non potevano arrivare. Abbiamo voluto venire in questo cantiere con Maurizio e Fabio per mostrare a tanti quello che era un po' l'origine della nostra passione, le barche di legno. Noi siamo tornati a Sorrento dopo molti anni. Vi pregherei, chi deve parlare, di andare fuori. Io ho avuto l'insegnamento del grande presidente Dalla Vecchia: chi vuole sta qua in silenzio, gli altri fuori. Grazie. Siamo tutti molto stanchi, voi e noi di più. Siamo venuti a venire qui perché il legno e il cantiere di l'antico cantiere del legno di Nino Aprea in qualche modo poteva dare un esempio di quello che era quest'arte e che loro continuano a portare avanti questa tradizione. Siamo tornati a Sorrento, in quella che era la nostra antica sede della Canottiera Italia, dove alcuni di noi più grandi sono venuti da ragazzi, siamo venuti da ragazzi con i nostri marinai, trascorrevamo qui delle settimane, dei campus ante litteram. E quindi tutto questo nostalgico nostro ricordo, adeguato a quello che sono oggi le nuove tecniche, avete visto che abbiamo, avete visto, è un'utopia per quanto mi riguarda, perché non sono tecnologico, sono incapace e detesto tutto ciò che è la tecnologia. In teoria vi avremmo dovuto informare di tutto, ma ci sono state molte sdavature e tante ancora ce ne saranno. Motivo per cui, per quanto mi riguarda, torneremo al passato, alle barche in legno, piccoline, delle cose divertenti. No, scherzo, questa è solo una battuta. È veramente un piacere avervi qui. Potete, con l'aiuto di Nino, di Giovanni, vedere un po' di quello che loro faranno. Ci offriranno anche qualcosa da bere e da mangiare, forse. No, da mangiare sicuramente. Ma veramente per noi è stato bello avervi alla nostra 67esima regata dei Tre Golfi. Purtroppo fino a 2 anni fa avevamo la stessa età, oggi sono io più vecchio, un anno l'abbiamo perso con il Covid, però mi sembra che sta vivendo una nuova giovinezza e questo vale spero anche per me. Grazie. Allora passerei appunto alla premiazione di questa 67esima regata dei Tre Golfi. Abbiamo, come ormai voi capite spesso, e vi ringraziamo di continuare con le nostre regate, sapete, abbiamo tutta una serie di trofei Challenger di cui siamo molto orgogliosi. Iniziamo dai multiscafi. I multiscafi, la Targa Knight, la vince i multiscafi. Primo classificato, Mana di Riccardo Pavoncelli, del circolo del Remo per l'Italia, giocava in casa. Lo prende il presidente, tra l'altro ci doveva andare lui, però poi si è rifiutato, che non ha visto dentro quanto è scomodo, ha detto non ci vado. Dovevo andare, lui ha fatto una fotografia della barca al mattino, mi ha detto ti prepariamo il letto, io ho detto sì, grazie. Una roba improbabile, non ho l'età, come si può dire, però loro si stanno divertendo, perché se oggi l'avete visto, sono andato un attimo a fare bagno a Ischia e sono tornati. Tempo mezz'ora a andare, mezz'ora a tornare. Poi passiamo agli yacht classici,
yacht classici, c'è il trofeo, la coppa Guido Imperiale di Francavilla. Non c'è ancora? Non c'è ancora? Okay. Passiamo avanti, allora arriverà alla Coppa Verusio, al primo classificato in IRC, che è l'imbarcazione Solano di Pascal Ferrand del Saint-Nautique di Saint-Brévin. Solano. Non c'è Solano, complimenti comunque Solano, bella reale. Passiamo poi alla Coppa Knight per i double handed, le imbarcazioni con due componenti di equipaggio. Secondo classificato è Ultravox di Leonardo Fonti del Club Nautico di Livorno. Vince la Coppa Beppe Knight Colombre di Massimo Iuris del Circolo a Vela di Venezia. Non ci fa piacere che vince, non viene alle premiazioni. Vabbè. Ti ho detto, passiamo a questo punto trofeo più importante, che è il trofeo senatore Andrea Matarazzo, che premia appunto la classifica ORC. Iniziamo dalla classe D ORC. Terzo classificato, vediamo ci sia Northern Lights, no c'erano, Northern Lights, Enzo Ricordo, che lo ha cercato lo Flandre. Fatemi un attimo. Roberto,